sta trattenendo la cacca, ragazzi, la mattina è sempre un casino. Ok, allora Giulia. Allora Giulia, la mattina, come prima ragazza che intervistiamo, è proprio, è palese. Cioè è così, come l'olio. L'olio che metti là sul fuoco frigge dopo un po', è sicuro. È sicuro che frigge, non è che dici no, non friggerà. No, Giulia è qua, eccola qua, per voi. Allora, tu hai avuto solo uomini pelati. No, beh, però sì, negli ultimi 10 anni sì. Ok, là dentro in quella camerina là sono tutti belli segati perché dici, cazzo, sono rasato, sono pelato, ho dei difetti comunque così, sono pelato, magari no. Si segano tutti. Mi sto stempiando, soprattutto si pippano di testa. Cosa pensa una ragazza di un uomo che si sta stempiando e o è pelato? Non so cosa deve pensare in realtà, cosa cazzo deve pensare. Allora, come ti ho detto, per me non è mai stato un problema. Il mio ex marito ha perso i capelli già tipo 20 anni così, ha deciso che poi comunque è andato militare, eccetera, quindi ha rasato tutto e lì è rimasto. L'attuale compagno lo stesso. Allora, diciamo che... Ma è pelato, li ha persi e si rasa? Com'è? Allora, mio ex marito ne aveva persi tanti. Però essendo biondo non fa neanche più caso. Però sai, io l'ho visto sempre così, quindi non so com'erano prima i capelli. Invece l'attuale è un pelino stempiato, quindi anche lui preferisce tagliar via. E allora ti dico, per me non è mai stato un problema. Ecco, forse mi darebbe più fastidio quello che ha delle stempiature e continua a portarli un po' di qua e un po' di là e poi li lascia un po' lunghi. Forse questo esteticamente non mi piace. Ok. Ok, è un fattore antiestetico là, nel senso, come dire, voglio continuare a portare le camicie slim e c'ho una pancia esatto. Come Oronzo, quello di Madire Gol, cioè, è un casino. Lì è semplicemente buon gusto il sapersi presentare, giusto? Sì, ma poi cioè, abbiamo schiere di pelati sexy, cioè, mi viene in mente Vin Diesel, uno dei tanti, ma ce ne sono tantissimi che comunque cioè, io penso che siano sexy. Perché ritieni un uomo pelato sexy? Non lo so, forse perché mi dà l'idea anche un po' dell'americano militare, forse perché, non lo so, lo trovo comunque... anche ordinato nell'essere, cioè piuttosto di uno che continua a farsi questi riporti assurdi che... Può essere un discorso anche di differenziazione, cioè non è che ne trovi, ce ne sono, non è che non ce ne sono unicorni, però è un sapersi anche distinguere, no? Cioè non ne trovi tantissimi in giro. No, effettivamente no, non è vero, però ti ripeto... Dico, può essere un discorso proprio di differenziazione, cioè affascino perché non... Non sono in tanti così. Sì, perché no? Perché no? Sai cos'è? Che non è una cosa che ho sempre guardato proprio perché non mi disturba. Cioè, col fatto di dire uno i capelli, sì o no, ecco, per esempio, vedi, c'è gente a casa che dice, è proprio il mio cruccio, non lo sopporto. Però, come tutte le cose, ho anche amici, io dicevo, io non ho accettato e sono andato a farmi il trapianto. Allora, è logico, è impegnativo, è costoso, è dolorosissimo. E ne ho due amici che stanno aspettando fuori. Due amici che sono andati uno in Turchia e uno in Canada a farsi il trapianto. Non ho mai fatto il trapianto in Turchia. Non è vero? No, in realtà no. Però se dovessi perderli domani, ok, e io andrei a farmi sicuramente un trapianto, ok? Ma sicuro, 100%, perché poi magari mi trovo bene, perché sono stato anni rasato anche io ai tempi che ascoltavo l'hardcore, rasato per esatto. 3-4 anni, magari. Però il punto è non avere quella fissa, perché magari esatto. Uno sta anche bene. Hai quella fissa di dire ok, sono rasato, sto male. In realtà devono giudicare le ragazze e soprattutto se per te è un problema anche per gli altri è un problema. Diventa un problema secondo me quando è antiestetico, come dicevamo prima, cioè sì. ti fai i due capellini su in alto così. Esatto. No, lì no. Però questo ce l'abbiamo detto io e te. Magari che ne sappiamo a casa che invece una donna apprezza? Dal momento in cui... l'avete conosciuta e siete così e poi è logico che nella vita sai non mi piaccio più così nulla toglie che lei anche ti possa appoggiare e dire sì perché conosci ragazze amiche a cui ti hanno detto no io non sì devo dire la verità sì oppure una che con la barba adesso che va molto questo hipster lei dice oddio io pure che dentro lì ci siano gli animaletti gli insetti e dicevo vabbè ok ma è veramente un limite? È veramente un limite? Per cioè lei, una donna... Allora sì, per lei sì. Okay. Ma allora non è lei. Cioè se
E c'è a casa il pelato che dice: ah, ma io. Non è lei la donna, devi trovare una che ti apprezza. Allora lui dirà: allora io voglio quella con la quinta. Allora non è. Come in ogni cosa, esatto. Va anche un po' a gusto personale, ma piace come, piace e tanto. Dovete solamente crederci anche voi. Ragazzi, ci si vede.